una petizione di Partito Democratico e d'Italia del Rispetto per spronare l'amministrazione Barbieri a fare di più per risolvere il problema del servizio di pre e post scuola. Una prima raccolta firme è avvenuta questo pomeriggio davanti all'ingresso della scuola elementare Dante Alighieri, mentre altre adesioni arriveranno domani in occasione dell'appuntamento presso la scuola elementare De Amicis. Presenti tra gli altri Perezio Ghezzi e Fabio Aquilini. C'è un'esigenza molto forte e molto sentita, sia a livello di genitori che a livello di nonni, ci sono intere famiglie coinvolte. Ci stupisce questo disservizio, ci stupisce perché entro fine maggio, se non sbaglio, i numeri erano già tutti sul tavolo, le richieste di pre e dopo scuola erano già state definite. C'erano quindi 3 mesi di tempo per poter prepararsi e risolverlo. Stiamo invece verificando che l'amministrazione comunale rincorre, dando delle risposte parziali e non definitive, un problema che non riesce a risolvere. Sono molto contento perché in questa giornata, in un'ora si può dire, e neanche, abbiamo raccolto circa 100 firme. Devo dire che quando parliamo del mondo sensibile, come in questo caso i bambini, la città di Voghera risponde positivamente. È anche un modo per confrontarsi, dato che i genitori hanno richiesto un servizio a maggio dello scorso anno, come a consuetudine tutti gli anni nell'ambito scolastico, attraverso i rapporti con il comune. E adesso però purtroppo questo servizio non c'è, è lacunoso e le scuole sono costrette a fare i salti mortali per cercare di soddisfare le esigenze delle famiglie, nelle quali i genitori che lavorano hanno il grosso problema del portare i figli a scuola prima dell'orario dell'inizio delle lezioni, o doverli per forza di cose lasciare dopo la conclusione delle lezioni. I servizi di prescuola e postscuola al giorno d'oggi sono servizi indispensabili e non si può farli mancare alla popolazione. I dirigenti stanno cercando di supplire alle mancanze, per quanto io sappia. Speriamo che con questo gesto ci sia una risposta più pronta per risolvere il problema. La risposta, i genitori devono avere pazienza, non mi sta bene, perché credo che i genitori, da ciò che mi è stato detto, non hanno più la pazienza di aspettare. Utilizzeremo queste firme per fare il nostro mestiere. Noi non gestiamo i servizi dell'amministrazione comunale, siamo all'opposizione, raccogliamo la protesta dei genitori e la portiamo in consiglio comunale entro fine mese.